Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Joe. Siamo ancora su Final Fantasy VII Ever Crisis perché, come potete ben vedere, siamo di fronte al nuovo banner dell'evento che è appena uscito praticamente all'interno del gioco e che ci consentirà di pullare i personaggi di Zack e Tifa. Tra l'altro Tifa con l'ennesima skin stupenda dal punto di vista estetico e che io ovviamente non andrò a pullare, purtroppo. Andiamo ad analizzare subito il banner. Il banner che praticamente presenta la possibilità di ottenere una nuova skin per Tifa, una nuova skin per Zack, una nuova arma per Tifa e una nuova arma per Zack. Per quanto riguarda Tifa abbiamo una skin che esteticamente è stupenda, che ci consente comunque di ottenere il boost per quanto riguarda gli HP e poi abbiamo il buff debuff extension plus, quindi abbiamo una skin che aumenta ancora di più l'effetto e soprattutto la durata del debuff o del buff che andiamo ad applicare o a noi stessi o all'avversario. Infatti, come potete vedere, effect duration extension del 60%. Quindi capite benissimo che una skin del genere, soprattutto con una limit come sidekick, è praticamente pazzesca. Vi tiene praticamente il debuff di difesa magica e difesa fisica per un botto di tempo, senza considerare il fatto che Tifa ha diverse armi che effettuano debuff, quindi potrebbe comunque essere una validissima opportunità per costruire la Tifa debuffer dei vostri sogni. Questa è una skin che per chi utilizza Tifa debuffer è praticamente obbligatoria, c'è poco da fare. In teoria io parlo, ma io dovrei pullarla sta skin, solo che non mi sento comunque di pullarla perché come debuff in fin dei conti sono messo abbastanza bene. Magari come durata mi farebbe comodo permettere di durare di più, però siccome ho delle buone armi che debuffano subito praticamente di almeno già 2-3 stack, preferisco magari evitare, anche perché Tifa comunque sia non è un personaggio che utilizzo spesso, quindi da un lato non mi sento così, diciamo, da un lato non mi sento così sicuro di poterla pullare e quindi di conseguenza sono costretto a metterla da parte, anche se esteticamente, ragazzi, cioè è una skin pazzesca, è letteralmente una skin pazzesca. A differenza invece di Zack, che prende il Frostblade Arcanum. Quindi Zack diventa Arcanum fisico, fondamentalmente Arcanum fisico ghiaccio, purtroppo. Fosse stato magico ci avrei fatto un pensierino, visto che comunque ho Zack come attaccante magico elementale fuoco, fondamentalmente, perché ho il costume Arcanum fuoco. Se fosse stato Arcanum magico, quasi quasi ci avrei fatto un mezzo pensierino. È vero che io come Arcanum ghiaccio ho Sephiroth, che è decisamente più forte, però magari avere un team mono elementale magico poteva essere una buona idea. Inoltre lui possiede il buff debuff extension, che praticamente aumenta la durata in base ovviamente al numero di punti che si riescono ad ottenere, quindi non è un non è un buff, cioè non è una refined ability unica come quella che possiede Tifa. E poi ovviamente il Frostblade Arcanum, che potenzia l'abilità ghiaccio in generale del 35%. Nuova arma di Tifa, che praticamente permette di attaccare con solo 3 barre ATB, consente praticamente di abbassare la difesa magica del nostro avversario addirittura in potencies mid. E per quanto riguarda ovviamente l'effetto secondario, quando il personaggio possiede più del 50% degli HP, praticamente riduce anche la resistenza ai danni di tipo acqua, anzi in questo caso aumenta i danni di tipo acqua, che
ovviamente riusciamo ad effettuare noi con range, con mid range addirittura, quindi due stack con ovviamente max potencies mid, quindi non riusciamo ad arrivare ad alto livello, però due stack con praticamente buff di elemento acqua su noi stessi, mentre al tempo stesso abbassiamo praticamente la difesa magica. L'unica cosa che un pochettino mi fa storcere il naso è che questo attacco fa danni fisici, quindi noi abbassiamo la difesa magica ma facciamo danni fisici, quindi è una cosa che un pochettino mi... non lo so, mi... è una cosa che un po' mi stranisce, se devo dirla tutta, però lo accettiamo. Per quanto riguarda ovviamente Refined Abilities, boost attacco magico fisico e boost water, ovviamente. E per quanto riguarda le support materia, abbiamo attacco magico fisico, attacco acqua e sigillo X. Quindi è una tifa che effettua danni di tipo acqua, però il nostro boss è comunque debole al ghiaccio. Quindi o la seconda parte si concentrerà su un boss debole all'acqua, o non capisco effettivamente il perché di quest'arma per Tifa in questo specifico evento. A differenza invece di Zac, che prende una nuova arma, la Pressure Ridge, che praticamente effettua danni fisici di tipo ghiaccio al nemico singolo, e inoltre quando Zac possiede il 50% di HP infligge Ice Resistance Down con Potencies Mid, che può addirittura diventare high, quindi possiamo fare due stack che diventano tre e al tempo stesso facciamo danno ghiaccio e mettiamo allo stesso tempo la debolezza ghiaccio, quindi abbiamo praticamente due in uno. Come Refined Abilities, attacco fisico e ovviamente boost di tipo ghiaccio, questa potrebbe essere un'ottima arma per il mio Cloud, che un pochettino scarseggia, anche se ho comunque una Bold Eagle di tutto rispetto con Lucia, però un pochettino scarseggia per quanto riguarda il compartimento in generale di attacco fisico ghiaccio, perché Tifa non la possiedo, quindi sono praticamente un po' incastrato. E per quanto riguarda le support materia, ovviamente boost di attacco fisico e boost per quanto riguarda il sigillo X. Anche questa cosa in realtà è un po' strana, perché il boss praticamente richiede il sigillo triangolare e loro invece mi mettono il boost sigillo X. Quindi non riesco a capire effettivamente il perché questa scelta. Non so se è proiettata verso la seconda parte dell'evento, ma non avrebbe senso in realtà questa cosa. Però a quanto pare boost di sigillo X anche per quanto riguarda l'arma di Zac. Di questo banner in poche parole che cosa si deve dire? Si deve dire che Tifa con questa skin diventa veramente la regina dei debuff, la regina dei debuffer in generale, con un'estensione addirittura del 60% fisso, quindi immaginatevi poter buildare comunque una Tifa con extension per quanto riguarda buff debuff, che si potrebbe tranquillamente fare e raggiungere addirittura l'estensione più del 100%, quindi significherebbe che i buff e debuff durerebbero anche minuti anziché secondi, se riusciamo ovviamente ad arrivare a delle percentuali consone. Quindi diciamo che i combattimenti possono durare minuti, quindi immaginate appunto poter debuffare una volta sola i nostri avversari e praticamente lasciarli debuffati per tutto il tempo. Questa è sicuramente uno dei vantaggi più grossi che si può avere con questa nuova Tifa. A differenza di Zac, che comunque prende un Arcanum ghiaccio che secondo me risulta un po' inutile, abbiamo Cloud che fondamentalmente ha preso un Arcanum ghiaccio con un'arma addirittura decisamente più forte, che consente praticamente a tutto il team di diventare forte fisicamente, quindi è un'arma che è comoda perché ha il fattore 2 in 1, quindi danno ghiaccio più resistenza ghiaccio down, però sinceramente parlando posso comunque infliggere resistenza ghiaccio down in maniera alternativa e fare poi decisamente più danni con un Cloud che, buildato come Dio comanda, praticamente tira giù delle sassate pazzesche. È un po' un peccato in realtà, perché come banner non è neanche tanto male, però almeno per quello che riguarda il mio stile di gioco, per quello che riguarda i miei personaggi,
tecnicamente dovrei essere più propenso a pullare Tifa che Zac, però in questo caso non mi sento di pullare entrambi. Sarà difficile pullare in un banner normale, perché da quando sono stati introdotti i banner limit break, è una cosa che comunque abbiamo commentato spesso e volentieri in live, ora che sono stati introdotti i banner limit break, per farmi pullare in un banner regular, quindi in un banner normale, ci vuole veramente un qualcosa che possa far accrescere di potenza il mio account in modo esagerato, perché altrimenti io preferisco aspettare i banner limit break, sfondarmi praticamente i banner limit break, mettere in wishlist ciò che mi serve e praticamente giocare a un passo molto più lento rispetto a quello che il gioco vuole farmi fare. Non mi interessa completare subito gli eventi, posso aspettare, ho comunque un buon account, quindi cercherò in un modo o nell'altro di gestire al solito la situazione tramite le armi e ovviamente tramite tutto quello che possiedo. Quindi si incrociano le dita e speriamo di poter avere un bel banner limit break il più presto possibile. Detto ciò, non credo che ci sia altro da dover aggiungere per quanto riguarda questo banner. Se pullate, ovviamente vi auguro buona fortuna. Detto ciò, vi ringrazio per essere stati con me. Fatemi sapere al solito cosa ne pensate voi di questo banner e noi, come sempre, ci becchiamo alla prossima. Bye bye!